Era il maggio del 93, esattamente un anno dopo l'attentato a Falcone. Li chiameremo i Maggi Terribili. Partendo dal docufilm Illuminando la Storia, prodotto dal Comune di Firenze per raccontare quanto accaduto durante la strage dei Georgofili, a Terra Nuova si è parlato di cultura della legalità. Lo hanno fatto le studentesse e gli studenti delle classi terze dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Un modo anche per riprendere questo argomento e di far capire ai ragazzi come oggi anche combattere le mafie sia molto più complicato, molto più difficile. E che comunque quella è stata una risposta che è stata data da uno Stato intero, dall'opinione pubblica, di ribellione e che quindi ha segnato anche un momento importante, insomma, ecco, per il nostro paese. Il docufilm racconta attraverso interviste e testimonianze quanto accaduto a Firenze nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993. Tra le vittime dell'attentato anche la famiglia Nencioni, alla quale lo scorso 20 gennaio l'amministrazione comunale aveva intitolato la villetta confiscata alla mafia e restituita alla comunità. Sono eventi che ancora oggi ci colpiscono e di cui dobbiamo fare memoria e sono quelli che ci motivano a testimoniare ed affermare e promuovere la legalità. Spesso e volentieri c'è la concezione, la percezione che la criminalità organizzata sia solo in alcune parti del nostro paese, ma questo non è vero perché ormai da diversi anni le mafie raggiungono ogni luogo della nostra penisola e quindi è importante che nei territori costruire gli anticorpi necessari. L'iniziativa infine è stata anche l'occasione per presentare il progetto Informazione Giovani Reporter Antimafia. Realizzeremo insieme ai ragazzi, quindi oltre alla parte di approfondimento, anche 6 video spot replicabili e soprattutto che porteremo in un evento finale qui nel Comune di Terra Nuova alla comunità. Questi video spot racconteranno appunto quella che è la mafia oggi. Partiamo un po' da quella che è una frase simbolo di Borsellino, ovvero parlatene delle mafie alla televisione, ai giornali, ma parlatene.